casotto del Col Clapy, venne costruito nel 1994 da un artigiano pregelatese per conto del Parco Naturale della Val Troncea, che intendeva realizzare una struttura a servizio del personale di vigilanza. L'edificio infatti si trovava sotto l'omonimo colle, che si trova a cavallo tra la Val Argentera e l'Alta Val Troncea. A seguito della sua realizzazione, l'ente parco lo arricchì e lo dotò di un minimo di attrezzature per renderlo più confortevole. Installò l'impianto GPL con bombole esterne, un termoconvettore interno e un fornello a gas. Dopodiché installò un pannello fotovoltaico che permetteva di alimentare un punto luce interno e completò la dotazione con due letti a castello. La struttura così dotata poteva diventare, oltre che un appoggio per il personale interno dell'ente, anche per i turisti che transitano su quella rotta, perché il sentiero del Col Clapy permette appunto il collegamento con la Val Argentera. Per molto tempo, fino all'estate del 2019, la struttura venne quindi anche affittata ai turisti. Purtroppo nell'inverno del 2019-2020 un forte vento ha sradicato la parte realizzata in legno della struttura dal suo basamento in cemento armato a cui era ancorata e l'ha scaraventata nel canale sottostante. La neve poi ha fatto il resto, ricoprendola completamente per tutto l'inverno, fino alla tarda primavera in cui in un servizio di vigilanza i colleghi guardiaparco hanno iniziato a ritrovare dei reperti che fuoriuscivano dalla neve. Su segnalazione poi di un turista che transitava nell'area, il 23 giugno mi sono recata insieme al collega Enrico lungo il sentiero del Col Clapy. Abbiamo quindi organizzato, man mano che le nevi scioglievano, dei turni di lavoro. Operazione raccolta di quello che rimane del Clapis. Qui abbiamo i principali detriti, i colleghi che lavorano per fare i pacchi dell'elicottero. Questo è il volo che ha fatto il bivacco da lassù, trasportato forse dal vento. L'8 ottobre, grazie a una collaborazione istituzionale con il Corpo dei Vigili del Fuoco, abbiamo provveduto a trasportare a valle tutto quello che rimaneva del Colle del Clapy.